Ciao a tutti, a grandissima richiesta, nuovo video con Gaia. Ma che è sta cosa? Un video reaction, anzi due video reaction, uno sul mio canale e uno sul suo canale. E vedremo insieme i trend fashion, beauty più strani di questo 2020. Che già è strano di suo come anno, quindi diciamo sono uscite cose molto particolari. Ma che schifo è? Vediamo. Ciao Gaia! Ciao Adriana, siamo di nuovo qui. E se volete, mi raccomando, più video con Gaia, lasciate un like per questo video, iscrivetevi ai nostri canali se non siete ancora iscritti e commentate anche voi scrivendo se questi trend sono promossi o bocciati, quindi giocate insieme a noi nei commenti. E allora Gaia, io ho selezionato dei trend... Vediamo, veramente strani. Mi sento un po' Enzo e Carla di ma come ti vesti? Un trend molto particolare del 2020 è il make-up da hangover. Cioè praticamente io sono sempre stata alla moda e non lo sapevo. È il trucco da fine serata. Wow. Presenti, quando torni dopo una serata che sei stato a ballare 6 ore, che hai tipo le borse sotto gli occhi, il trucco un po' sbavato, della il fondotinta tutto strano, e c'è questo trend di truccarsi così, hangover makeup. Io non lo so, da un lato ovviamente non mi piace perché è quello che insomma tutti cercano di evitare, sembra trasandati, esatto. Dall'altro lo amo perché se questa cosa davvero va di moda io sono a posto per tutta la vita, cioè questa cosa deve andare di moda, io amo e odio. Io non mi sento di promuoverlo per me. Io lo boccio solo perché devi perdere tempo a farlo, cioè tanto vale che riesci struccando. Certo, sì, ha un potenziale di comodità per le donne. Un altro look preso dagli anni 70 che va di moda quest'anno, le barbe con i fiori. Ma che è sta cosa? Qua è quando la natura prende il sopravvento, ma c'è proprio... No, qua proprio sì. Non ci siamo. È un po' impegnativo come trend, un po' impegnativo. Bocciatissimo. Allora, un altro trend, cioè una delle cose che si è vista nelle sfilate, è la borsa frigo in tutti i sensi. Sta cosa mi ha fatto morire. Davvero? Davvero? Ragazzi, io non lo so, magari è anche originale, però cioè, potete anche non comprarla da uno stilista, la trovate infatti nel banco frigo in tutti i supermercati. Beh, è comoda, almeno tiene le cose in fresco, uno fa anche un rossetto, qualcosa rimane, esatto, bello in fresco. Cioè per andare a mare ti porti l'acqua, i panini, state tranquilli. E sei trendy. Ora ti mando le foto di un trend che ha fatto molto discutere. È lo smalto uomo. Allora, visto scaricando. Che Fedez ha pubblicato la foto che con le mani incrociate con Chiara, con lo smalto uomo, aveva questa nail art un po' particolare. Se lo vedo comunque su Johnny Depp, su questo ragazzo, come si chiama questo di... Oh, aspetta, come si chiama, che è super figo lui. Però secondo me il fatto che l'ha fatto Fedez, secondo me l'ha lanciato un po' questa moda, perché sì, ha sdoganato il fatto che soltanto determinati tipi di persone mettano lo smalto solo in quel modo, quindi perché no? Questo io invece lo promuovo. Anch'io lo promuovo. No al razzismo in ogni tipologia, quindi va vero. Benissimo. Un altro trend di questo 2020, cara Adriana, è il topless. Quasi rischia di fare una strage. Allora, io vorrei un sacco che questo trend delle canotte trasparenti senza reggiseno fosse sdoganato, andasse di moda, perché io odio mettere i reggiseni. Siccome io non ho il seno molto grande, principalmente il reggiseno non lo uso. Esatto, non lo uso e quindi spesso mi trovo con delle canotte così che però sono trasparenti e magari si vede il seno e sono costretta a mettere il reggiseno, costretta dal fatto che se esco con il top trasparente, il seno diciamo a vista, immagino che mi guarderebbero un po' strano. E però se fosse invece una moda e quindi si vedessero tante ragazze uscire così, anche io potrei uscire senza reggiseno e nessuno mi guarderebbe male, quindi... Promuovo tantissimo il topless trend, speriamo sì, vada sì. Di moda, così potrò uscire libera. Il periodo che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, ha fatto scatenare dei trend veramente particolari. Non in Italia, credo, perché spero almeno,
di non vedere queste cose in giro. No, è una roba orribile questa, orribile. Ma che schifo è? Allora, sono qua le non unghie... c'è bisogno manco di commentare. No, sono le unghie Covid. Vogliamo commentare solo il fatto che sono delle facce con la mascherina, cioè quindi hanno fatto la faccia con la mascherina applicata e in più il pompon Covid. Cioè io perché? 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 Cioè non devo specificare niente. Fa schifo, sia perché, cioè, non penso che si possa dire bello, brutto, è orribile, ma poi c'è anche... Orribile. Cioè, in questo momento, sapendo quello che comunque ha comportato questa malattia, è proprio una cosa macabra da portarsi dietro. No, cioè, io... ma comunque non è l'unica cosa... Io sono rimasta molto stupita perché, a parte le unghie Covid, che... incommentabili, però poi ho visto che sono usciti anche tutta una serie di ciondoli Covid, quindi tipo gioielli... Nel senso, perché uno dovrebbe comprarsi un gioiello con... Non lo so, mi sembra molto molto strano. Bocciatissimo. Bocciato, per me è bocciato. Bocciatissimo. Bocciato. Allora, trend, attenzione, lanciato da Madonna, che però poi ha preso attenzione perché attimo. Lei ha lanciati davvero tanti, Madonna. Allora, Madonna, qualche mese fa, ha pubblicato una foto... con la sua ascella con senza depilazione. Okay. E ovviamente ha fatto benissimo a fare questa cosa perché ovviamente un'icona come Madonna è un messaggio di libertà, come dire, noi donne non siamo obbligate a depilarci, ognuno è libero, se si vuole depilare si depila, se non si vuole depilare esatto. si depila. Quindi libertà, e questo messaggio mi sento di assolutamente appoggiarlo. E poi anche però io. Questo messaggio si è declinato in ascelle colorate, quindi è iniziata questa moda che di... forse le preferisco colorate e decorate. E ho visto che vanno di moda anche abbinare le ascelle colorate alla tinta di capelli, tipo ascella rossa e capello rosso, visto? Allora, sono quindi... sincera, non credo che lo farei. Però quelle con i glitter, tipo se c'è magari un po' di ricrescita, perché no? Promuovo questo trend in generale perché comunque è un bel messaggio di libertà, che ognuno insomma può fare quello che vuole del suo corpo. Su di me non mi ci vedo tanto in giro con le ascelle, con i peli colorate. Hai visto il trend 2020 delle scarpe diverse? Scusa? Questo è proprio spopolato. Ad esempio hai due sandali, uno nero e uno bianco, lo stesso modello, e bello. Una scarpa nera e una bianca. Sì, per me questo è finissimo di trend. E l'altra foto sì. che mi hai mandato già mi fa un po' meno impazzire perché io ho difficoltà a abbinare cose colorate. Figuriamoci con due scarpe fluo diverse, cioè potrebbe uscirci sì. qualcosa di scandaloso. Sempre accodandomi a questo trend delle scarpe diverse, che è il make-up diverso da occhio a occhio. Problema? Blu, a me piace arancio. Un sacco, però il problema è che dipende il make-up che fai, sembra tipo un occhio grande, un occhio piccolo, e questa cosa mi fa impressione da morire, perché sono occhi chiari e l'altro vero. Scuro, è ovvio che uno sembra alto sì. e l'altro sembra chiuso. Se uno riesce a fare un make up che comunque bilanci la grandezza degli occhi, allora è fighissimo. Se invece è proprio molto sì. diverso, che cambia la forma dell'occhio, è quindi un questo un promosso brutto, sì. Ma se fatto in maniera fatto da non bene. Farti sembrare sgorbia, altrimenti sì. non ha senso, cioè non ha senso. Sì. Allora, uno dei trend 2020, questo è un trend moda, è il ritorno Oddio. Del colletto anni 70. Che cosa ne pensi, Adriana, di questo trend? Ma in realtà a me piacciono tutte le cose un po' particolari, eccentriche e... stimo un sacco le persone che anche nel look, insomma, come si vestono, hanno qualcosa di particolare. Questo io promuovo lo promuoviamo. Dai, questo promuoviamolo. Promuoviamo. Diteci voi. Fateci sapere nei commenti quali trend promuovete e quali bocciate di questo video. Vediamo se siamo d'accordo. E ora però non abbiamo finito perché in realtà abbiamo trovato tantissimi trend veramente Shocking. Di ogni tipo. E quindi dobbiamo assolutamente continuare questo video sul canale di Gaia, dove sì. continuiamo a vedere altri trend più o meno scandalosi. Quasi esatto. nel mio andiamo sullo scandalo. Ok, sono molto curiosa. Quindi andiamo sul canale di Gaia
E vi raccomando, se non avete ancora lasciato like, lasciate un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo di là.